Tanelli capi munte, chistu corma se schianta, quando sente di da gente che si è fatta malamente stu paese, ma perché? Era buona? Buonissima. When the saints go marching, oh yes, I want to be in that number. Va bene, sì, fa ballare. Ciao amici di Rode TV, oggi siamo a interessarci dell'acqua. Dopo l'inchiesta dell'Espresso che titolava Bevi Napoli e poi muori, siamo venuti a capire se i napoletani hanno paura di bere l'acqua. Beviamo. Vediamo che effetti può avere sul te. Ups, okay. Scusami. Muore, si mette a morire, muore. Tanto, sembra quasi il Santo Graal praticamente. Allora, adesso se tutto va male morirò praticamente, altrimenti sarò immortale. Uno coraggioso. Sono vivo. Può darsi anche che adesso giro l'angolo e non ci sono più, però nel frattempo sono vivo e saluto anche mammina a casa. A voi e bevete acqua napoletana che è ancora decente. Regaliamo acqua oggi, eh? Vuole provare a bere un po' di acqua napoletana? È pulito. Ah, beve direttamente, perfetto. Ci vuole dire come si sente? Poco boh. Sta bene? Sempre boh. Perfetto. Ciao. Grazie, arrivederla. Oggi non rischio la disidratazione. Vorresti provare a bere l'acqua di Napoli per farci sapere se si muore? Sì, va. Prego, bene. Vieni. Fai da solo, no? Sì, sì. Come ti senti? Ma a dire la verità è così buona, è buona da morire, a dire la verità. Prego, prego, eccola. Vai, vai, prego. Vorresti bere per noi quest'acqua napoletana? Certo, sempre lo faccio. Come ti senti? Oddio, io la porto piena da casa, poi se mi finisce riempio per strada. Come ti senti? Benissimo, è fresca, è buona, non lo so, io la bevo, poi se fa male fa male. Anche a casa la bevo al rubinetto, quindi non cambia niente. Ti serve il bicchiere? È pulito, eh? È diventato altissimo! Guarda! Che succede? L'acqua napoletana fa diventare alti. Sempre stato comunque da bambino. Ah sì, senti, scusa, ma come ti senti dopo aver bevuto quest'acqua? Come mi sento? In che senso? Perché non è buona? Dicono di no. Addirittura, mamma mia, adesso mi vado in ospedale. No, io la bevo da sempre, da quando c'è la fontana, quindi. E ti sei sempre sentito bene? Fino adesso. Stai scherzando, stai. No, non scherzo. No, perché sai, io ne bevo ogni volta che passo, quindi non è buona quest'acqua. Non si sa. Signorina, lei mi sta facendo fissare adesso. Prossimo bicchiere, prossimo passante, no? Perché poi li prendiamo nuovi, eh? Non è che li facciamo bere tutti da un bicchiere. Vuole bere dalla fontana? Faccio bene. Prego. Pulito. Sì, pulitissimo, l'ho preso adesso. Vai. Alla salute. Non è vino purtroppo. Come si sente? Acqua buona. È avvelenata secondo lei quest'acqua? No, penso di no questo qua, eppure questo è genuino. Serve un bicchiere? Come si sente dopo aver bevuto l'acqua partenopea? Un po' meglio. Scusate, non vado a... No, prego, figurati. Ascoltai, e sai di questa inchiesta che c'è stata dell'Espresso sull'acqua di Napoli? No, non l'ho proprio letto. Sai che adesso potresti morire da un momento all'altro? Ma facciamo gli scongiuri, anche se non sono superstizioso. Ma comunque ho sempre bevuto acqua e per il momento ancora non mi è successo niente. Non vuole bere acqua napoletana, no? Vero, guarda me. Ah, pulita dentro e bella fuori. Lei non berrà? Sì, allora io dopo aver bevuto l'acqua napoletana mi sento sempre col dubbio: morirò o sopravviverò? Perché...
Matilde Serao nel Novecento sosteneva che l'acqua di Serino era la migliore testata batteriologicamente in Europa. Nel Novecento, è morta nel 27, voglio dire. Oggi purtroppo con lo scempio e l'inquinamento che si perpetra, col comportamento senza rispetto che ogni singolo cittadino assume, praticamente c'è da pensare sempre peggio. Le voglio dire una cosa, che una barzelletta. Venne un signore, un milanese, venne a Napoli e ci stava vicino a una fontana, quelle fontane antiche di Napoli, no? E la signora stava seduta. Allora, Teron, è buon quest'acqua? Ah, signore, non capeva. Allora, a un bel posto gli disse così, ma lei di dov'è? Sono di Milano. Allora vive che l'acqua è fresca, può far morire. Se era scritta acqua non potabile. E la signora le disse, bevi, ah, sei di Milano, e bevi, bevi, bevi. Venga, venga, sia propinqui verso quest'acqua, prego. Vuole fare un sorso? Deve bere per provare l'acqua di Napoli. Come si sente ora? Bene. Come prima o più di prima? Più di prima. No, non devo fare. Come si sente? Una bellezza. Dispensiamo acqua gratis. Io ti ringrazio, però bevo con la bocca perché sono contro la plastica. Ma è buona questa per me. Ci dica lei. Allora faccio prima un assaggio. Prego. Non ci mancherebbe. Come si sente? Mi sono, diciamo, rinfrescato, no? Diciamo. Sicuramente rinfrescato, poi rigenerato, non lo so. Lei sa dell'inchiesta dell'Espresso sull'acqua di Napoli? Che dice bevi. No. Bevi Napoli e poi muori. Poi bevi Napoli e poi muori, eh. È vero o non è vero questa cosa? Ce lo dica lei che ha bevuto. Ma hanno detto che ci sta un po' di inquinamento in campagna, questo l'hanno detto, no? Dice Lega Ambiente 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Allora io vorrei sapere come hanno calcolato queste 10 tonnellate di rifiuti tossici, no? Cioè 10 tonnellate di rifiuti tossici, come sono passati? Spinga per piacere, grazie. Spingo, spingo. Grazie, grazie, grazie. Ok. Bell'acqua. Si sente? Benissimo, bella, si sente come l'acqua che scorre. I capelli sono diventati neri. Davvero che sono diventati neri i capelli? Sì. Sì. È miracolosa! Ma allora, 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici. Nessuno ha visto niente, cioè questi migliaia di camion, nessuno li ha visti passare. Tu che ridi, vuoi bere un po' di acqua napoletana? Sì. Prego, vieni, è pulito, eh. Vediamo quanti minuti di autonomia hai prima di morire, vai. Non ho capito che devo. Prego, prego. Tutta. Buono. Ti senti bene? Sì. Sai che fra 2 minuti... muoio. Vabbè, se non succede... Non vogliamo essere con te quando succederà. Vai. Faccio le cose. È stato un piacere. Ciao. Vado a morire. Se facciamo un piccolo calcolo, 10 milioni di tonnellate di rifiuti tossici, almeno ci sono un 500.000 camion che passano. Quindi di questi 500.000 camion, quanti ne sono stati fermati? Nessuno? Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Come si sente? È rinfrescato. Perfetto. È rinfrancato. Era quello che volevo sentire. Grazie. Quindi che vengano le persone più serie a gestire queste cose e noi da buon napoletani stiamo con la sfogliatella e il mandolino e ci divertiamo un poco. Vabbè. Aspetta, aspetta, sì. Ah, ti sono sparite le lughe! Ah, ma cacchio, sono ringiovanita, hai visto? È stata il pensiero della sfogliatella. No, è l'acqua. Mamma mia, Giulia, quanta acqua ho bevuto. Acqua di Lorde. Si può fare. Vieni, vieni. Acqua di lui, quindi acqua benedetta. Sì. Lei vuole il bicchiere o beve a canna? Voglio il bicchiere. Prego. Grazie.
come ti senti? Verde. No, scherzo. Benissimo, benissimo, benissimo. Sei diventato fantastico, più bello. Ancora più bello, sì. Quindi posso ancora acchiappare ancora di più, sì. Di quello che acchiappo adesso. Fantastico, veramente. Un'acqua pro acchiappanza. Ah, perfetto, quindi non ne ho bisogno. Vieni sempre a prego, prego. Questa è l'acqua che fa lisciare i capelli, lo sai? Mo l'hai bevuta. E mo vediamo un po' gli effetti, ma non credo. E vabbè, ma comunque dobbiamo sempre bere, mo. Se questo ci offre il convento, caso, questo ci prendiamo. Era buona. Liscia. Bravo, bella questa. Sei un grande, voglio. Sei diventato bellissimo. Lo sapevi? Sapete della leggenda che vuole raffigurata dietro la Madonnina di Piazza del Gesù il volto della morte? Ebbene, dopo queste interviste possiamo dirvi: bevete l'acqua di Napoli, non farete la stessa fine.